Dunque, è un libro di fotografie, ma che raccontano... Di più. Raccontano il castello, raccontano di questo personaggio, e raccontano anche di tutti quelli che frequentano il castello. La cosa strana di questo posto, giusto per citarvene una, qui sono passati è passato qualche nome importante della street art, ma la maggior parte di quelli che hanno dipinto su questi muri sono giovani artisti, poco conosciuti. Sì, qualcuno ha proprio imparato lì a dipingere. Sì. E un'altra cosa strana è, nel libro poi alla fine io riporto i nomi di tutti gli artisti, un'altra cosa strana, che è anche questa inusuale nel mondo della street art, è che in questo libro ci sono fotografate mentre dipingono molte ragazze, molte donne, e buona parte dei lavori che ho fotografato sono lavori di donne. 80% degli artisti del castello sono donne e ragazze. Questo è inusuale nel mondo della street art, che è un mondo molto maschile, se vogliamo. Oh. Invece nel castello c'è questa differenza, ed è una cosa importante, anche perché lì si va, si può dipingere senza essere disturbati, ovvero ti disturba normalmente Zach, no? Però il disturbo di Zach è soprattutto, io l'ho visto con i giovani, è spingerli a fare meglio. Che io ho anche conosciuto dei ragazzi che a un certo punto hanno detto: no, io non ci vado più perché Zach mi dice che devo migliorare, che posso fare di più. Zach li costringe a fare i compiti prima di dipingere, in molti casi. Per cui questo è il disturbo che uno può avere nel castello, altrimenti è un posto sicurissimo per dipingere, e appunto è frequentato da un sacco di giovani ragazze, e lì è solo perché non volevo che il castello fosse una vetrina. Sì. Non mi serviva una vetrina per artisti consolidati che tutti conoscono. A me frega un caso di Banksy, volevo che sia una culla, non una vetrina, una culla. C'è l'esempio di Riccardo Sala, Ricky Boy. Sì. Cioè, adesso ho il studio artistico a Firenze, ragazzino, Noia si chiamava, e l'altro che rubava le cotolette alla mamma per venire a disegnare al castello perché gli piaceva le cotolette come le facevo io. E qua anche lui. Erano ragazzini, e quello che mi fa creare qualcosa dall'inizio, non che arrivare. È facile amare una donna che tutti dicono che è bella, è facilissimo, che è la cosa più, fai figo e basta, però tirare fuori da una donna ignota, unknown, vuol dire sconosciuta, un essere speciale, è quella l'opera. E io sono capace di far quello. E non è per niente che tutti quelli che entrano nel castello trasmettono quel messaggio lì. Non sono felici e non lo sanno il perché. Però vanno a casa e trasmettono quella felicità, quella serenità. E il giorno dopo mi arriva lei con la mamma, col papà, con lo zio, con la nonna. Conosco tutti i nonni, le zie, scambiamo ricette, certo. Non è solo un... Non è street art, è proprio la cura del... Io la... prendetemi per il culo, ma io lo chiamo la colla di Cupido. Ecco. E sembra una favola, però se è così. Io ci credo, e questo se ne frega, se non ci credete. Io ci credo, quella è la colla di Cupido, perché non può entrare qualcuno al castello e non uscire sorridente con un velo sul cuore, lo sanno tutti, tutti quelli che sono entrati e così, non è che sto dicendo, non vendo niente. L'altro ieri stavo uscendo bruciando tutto, ho fatto così, l'unica cosa che avevo in più è la carta d'identità che mi ha rilasciato il comune, la residenza comune di Cormano. Ecco, per vedere il tempo ricordiamo che Zach si è fatto conoscere, il castello è stato conosciuto da un sacco di persone. Nel tempo ci sono stati anche tanti articoli, video, d'estate ne hanno parlato. Adesso se spesso mi capita di parlare con qualcuno dicendo guardate che c'è un posto incredibile vicino a Cormano, ho detto ah no, ma lo conosciamo. Quindi nel tempo è stato anche un
collettore di amicizie, no? Cioè sono venute sempre certo, persone, lì sono non, venute anche lì, non persone famose, tra sì, l'altro. Sì. Ci racconti un attimo, qualcuno ha anche scritto nel libro, no? C'è anche qualche intervento, non so, ci potevano andare, per esempio, tali. Com'è che queste persone sono venute lì? Come ti hanno conosciuto? E chi sono? Sono famosi fuori dal castello. Dentro il castello nessuno è famoso. Perché quando entri nel castello torni a essere quello che sei prima di essere. Io tratto tutti così. Se ti devi fare così, il pavone non è il posto per te. Io tiro di te la verità, tu quello che sei, e se so quello che sei, so quello che sai fare. Se non ti vedo più vuol dire che non lo volevo io. Ma queste persone come ti hanno conosciuto? Perché per tutti sono venuti a dipingere, no? Cioè, tra queste persone ci sono persone che fanno altro nella vita. Come ti hanno conosciuto? Per caso, Gali per esempio ha sentito parlare, perché c'era un altro tunisino che si chiama Kerkadan, un altro rapper anche lui, ma però lui canta con il Club Dogo. Però non mi piacevano le parole che dice, canta solo cocaina, Scarface, Klachnikov, cazzate varie, quelle pieno d'oro. Ho detto no, tu il video al castello non lo fai. E lui ce l'ha presa con me, anche a Sfera e Basta, ho detto no. Se l'ha presa con me, ho detto no. Castello devi cantare l'amore, se non sei capace di cantare l'amore non c'è niente. Ma ricordiamo il nome della canzone che Gali ha girato al castello. Amico. Che in arabo vuol dire? Amore mio. Okay. Allora mi scrive Didi Judith, si chiama la ragazza che si occupa di tutto di Gali, guarda che noi dobbiamo venire, vogliamo venire a girare il video. Cosa, che video è? Musicale, mandami i testi della canzone. Ma come? Sì, mandami i testi, no non giri un cazzo. E mio figlio mi dice, guarda che è un rapper tunisino, che bravo, Gali. Io non ci credo che ci sia un rapper tunisino bravo in Italia. Per me è una metafora, non può esistere. E invece mi ha mandato la canzone, mi è piaciuta. Anche il ritmo mi è piaciuto. L'ho detto, va bene. E il giorno dopo è arrivato lui. Però quando mi ha conosciuto, perché io non ho niente da dire, è uscito e la sera è tornato con sua mamma, sua mamma ha preparato da mangiare e sono venuti al castello tutti e due e da quel momento si è creato un legame tra me e lui. Tanti sanno la storia di Gali con il suo papà e ero felice di essere presente in un momento dove lui aveva bisogno di quella figura. Ecco, Gali è uno degli interventi anche del libro, uno di quelli che c'è scritto sopra. Giovanni, volevo chiederti come avete oltre alle immagini ci sono degli interventi scritti. Come avete pensato questa struttura? Chi avete pensato di coinvolgere? Perché? Io non ho scritto niente. Bravo a scrivere e come diceva qualcuno faccio fotografie, se sapessi scrivere non farei fotografie. Ma la scelta è stata quella di coinvolgere appunto persone che si sono anche spese per il castello. C'è l'intervento dell'ex sindaca di Gormano che ha dato la residenza, che ha dato la residenza a Zac e la passata amministrazione pensava anche in qualche modo di acquisire il castello per fare un centro per culturale, un castello culturale. C'è l'intervento tuo perché sei stata la prima a intervistare Zac e a fare anche il comune ha parlato una pagina intera su Repubblica dedicata a Zac. C'è l'intervento di Gali, l'abbiamo detto, perché Gali oltre ad essere stato lì a registrare dei video quando c'è stato il pericolo che il castello venisse chiuso ha fatto un video invitando a difendere il castello, ha parlato in tutte le radio.